Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Web Radio. Eccoci giunti al settimo appuntamento con la rubrica Scrusciu, disturba il silenzio, con la quale ci occupiamo di lotta alle mafie, dando voce a chi in prima persona ha sensibilizzato e condotto questa battaglia, a volte non sufficientemente supportata fino in fondo dalle istituzioni. In questa occasione abbiamo ai nostri microfoni Tano Grasso, presidente della FAI, Federazione Antiracket Italiana, e uomo che ha conosciuto il fenomeno dell'estorsione prima da vittima e poi da attivista antiracket. Iniziamo subito con le domande. La lotta alla mafia, lei ha detto che è una battaglia civile di tutti, non soltanto delle istituzioni. Una battaglia culturale, sociale, ma anche economica, appunto. L'attività della FAI e di altre associazioni hanno sensibilizzato proprio quest'ultimo aspetto, cercando di mettere in difficoltà l'egemonia economica della mafia. Quali saranno i passi futuri di queste associazioni affinché si possa creare un'economia legale nei territori di mafia? Quello di incoraggiare i commercianti a denunciare il racket, ad opporsi, a trovare una posizione di convenienza e di sicurezza nell'uscire dal meccanismo dell'acquiescenza. Il racket, l'estorsione, è un problema che oggi non è più collocabile solo nei territori di origine dei fenomeni mafiosi, ma è ben presente in altre zone d'Italia e all'estero. Come poter combattere questo fenomeno laddove non c'è una consapevolezza di tale fenomeno? Il racket e la mafia magari ci sono, ma non sono così visibili come altrove, appunto. Non hanno la struttura sistemica che hanno in Sicilia, in Calabria o in Campania. Ci sono focolai di questo tipo, ad esempio in Emilia Romagna, ma il focolaio significa focolaio, non bisogna generalizzare, non bisogna sottovalutarlo, ma neanche generalizzare troppo. Il fenomeno estorsivo, così come ne abbiamo parlato oggi, in questa dimensione sistemica, permanente, costante, strumento di controllo del territorio, è concentrato in quelle aree. Quando esce fuori da queste aree è più facile aggredirlo perché ha meno radicamento, ma è decisiva la risposta e l'iniziativa degli imprenditori. Bene, in ultimo volevo farle una domanda sulla sua esperienza di vita. Lei siciliano, vive tuttora in campagna e ha visto sia da imprenditore che da attivista antimafia il problema del racket, ha visto anche in Calabria oltre che in Sicilia e in Campania. Come rapportarsi nei vari territori? Ogni volta è una scommessa, ogni volta è una difficoltà diversa, ogni volta ci sono diverse dinamiche, perché ogni territorio ad influenza mafiosa ha dinamiche diverse di fondo. Come si è cercato di intaccare, appunto, nel tessuto? Io ho la fortuna di promuovere un modello che è quello dell'associazionismo antiracket, che si è rivelato efficace in Sicilia, efficace in Calabria, efficace in Campania, efficace in Puglia. E si è rivelato efficace anche rispetto alle diverse specificità che ogni realtà mafiosa ha, e quindi da questo punto di vista mi viene facile il lavoro. Bene, la ringrazio. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.